Ben ritrovati carissimi amici per il nostro appuntamento settimanale con il Vangelo della Domenica. Ascoltiamo la parola del Signore Gesù dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a guardare. I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se davvero è Lui il Cristo di Dio l'Eletto». Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui era stata posta una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timor di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato a causa delle nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli rispose: «In verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso». Siamo giunti, carissimi amici, all'ultima domenica di novembre, che coincide quest'anno anche con l'ultima domenica dell'anno liturgico. Da domenica prossima entreremo nel santo tempo dell'Avvento, che ci preparerà alla festa solenne e gioiosa del Natale del Signore. L'anno liturgico si conclude con una solennità, la festa di Cristo Re dell'Universo. Una festa istituita in un momento storico ben preciso. Era il 1925 e Papa Pio XI volle istituire questa festa davanti all'insorgere dei regimi totalitari nel mondo. Quei regimi totalitari, alcuni di destra, altri di sinistra, che avrebbero portato purtroppo l'umanità nel baratro della Seconda Guerra Mondiale. Il Papa di allora voleva dunque, con questa festa di Cristo Re dell'Universo, ricordare ai potenti di questa terra che anche loro avrebbero un giorno dovuto rendere conto del loro operato a Cristo Signore. Tuttavia il Vangelo di questa festa ci mostra in quale modo paradossale Cristo è re ed esercita la sua regale signoria. Un re crocifisso. La sua regalità non si manifesta in un atto trionfale, ma in una umiliazione che è l'estremo esito di quel processo di incarnazione del Figlio di Dio per la nostra salvezza. Egli si è spogliato della sua divinità per assumere la nostra umanità e salvarla. Il legno della mangiatoia in cui venne deposto a Betlemme il bambino Gesù diventa ora il legno della croce a cui è inchiodato il Cristo adulto. Alcuni particolari del racconto di Luca ci colpiscono e illuminano la nostra comprensione di questo momento supremo della vita di Gesù. Innanzitutto, l'ultimo atto di Gesù prima di morire è un atto di perdono e di misericordia. Tutta la sua vita,
è stato annuncio della misericordia del Padre. Il recente Giubileo della Misericordia ci ha proprio ricordato che Gesù è il volto della misericordia del Padre. Anche sulla croce, nell'ultimo istante della sua vita, prima di affidare il suo spirito, di consegnare il suo spirito al Padre, Gesù vive il perdono. Verso coloro che lo stanno crocifiggendo, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi verso il ladrone pentito. Anche in questo l'esistenza di Gesù si completa naturalmente. Per tutta la sua vita Gesù aveva privilegiato i piccoli, i poveri, gli emarginati, gli esclusi, gli scartati. Ora muore insieme ad un ladro condannato a morte per i suoi furti. Gesù è sempre, fino alla fine, dalla parte degli ultimi che esprimono un cuore semplice e umile. Dall'altra parte però ci sono il popolo, i soldati, i capi religiosi, l'altro ladrone che sfidano Gesù a dare una prova della sua potenza e della sua identità divina. Scendi dalla croce, hai salvato altri, salva te stesso e anche noi. Parlano di salvezza, intendendo però quest'ultima in termini solamente umani, materiali. Gesù apre invece ad un'altra salvezza che l'uomo non può darsi da solo, la salvezza eterna che prende sulle labbra di Gesù il nome dolcissimo di paradiso. Parola paradiso è una parola che deriva da un termine persiano e che significa giardino. Richiama evidentemente il giardino dell'Eden, dove l'uomo e la donna erano stati posti a vivere da Dio, ma che poi avevano dovuto abbandonare a causa del loro peccato. Ora l'umanità può finalmente far ritorno al giardino, a questo paradiso, accogliendo il dono d'amore di Gesù. Il Vangelo di questa domenica ci ricorda però che è necessario decidersi, decidere da che parte stare, scegliere di stare dalla parte del regno dei cieli, non dei regni di questa terra, continuare a coltivare la fede e la speranza, continuare a credere e ad amare, riconoscendo con umiltà che nessuno può salvarsi da solo, ma che solo in Gesù Cristo troviamo la salvezza. E allora anche noi possiamo ripetere, come una preghiera, quelle belle parole del buon ladrone: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Parole che permettono al ladrone buono l'ultimo furto, quello che potremmo definire davvero il colpo della sua vita. Oggi, gli risponde Gesù, infatti, sarai con me in paradiso. Una buona domenica, un caro saluto a tutti voi.